Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Gueltaleale. Eccoci di nuovo con Watch Dogs. Riprendiamo il nostro walkthrough da dove ci siamo lasciati. Andiamo verso la missione principale, conquistato estremamente sportiveggiante. Scusate, tagliamo un pochino per il parco, tanto credo nessuno si lamenterà. Oppela. Così. Attenzione. Piano. Mamma mia che trambata. Che cos'è? Posso entrare così con sportiveggianza nel cimitero? Scusi. Vabbè, tanto le luci qui non è che servano molto. Perché gioco qui, eh? Ricorda, vai. Tu sai chi lascia questi fiori? Ma la piccolina ha tanti amici. Aveva. Bisogna andare avanti. Lo so. È stato un incubo orribile per tutti, ma tu devi smettere di provare a rimediare. Non sto provando a fare niente. Aiden, guarda lì sotto. Stai cercando i responsabili di tutto questo. Ma in questo modo ci metti di nuovo in pericolo. Non siete in pericolo, perché io vi proteggo. Ma ti senti? Aiden, perché non ti fermi? Perché? Io devo sapere. Sei mio fratello e ti voglio bene. Ma Jackson è il mio mondo e non esiterò ad allontanarti se tu mi costringerai a farlo. Promettimi che ti fermerai. Non puoi salvare Lena. L'ho uccisa io. No, non sei stato tu. Devi promettermi che ti fermerai. Fallo per noi. Siamo una famiglia. Forse hai ragione. Ok. Lena è morta, devo accettarlo. Ecco, da Ma qui come si può faccio a lasciarmi apprezzare vivere? l'effetto del prato, degli alberi, eccetera. Cellulare. Hai un problema. Uno che se l'è cavata allo stadio, se quello parla, ti individuerà. Che cosa? E com'è successo? È facile, non è morto. Calmati, amico, ho un piano. Ci vediamo a Grumman Heights, sul tetto. Ok, allora mettiamo il GPS facendo chilometri su chilometri. Ok, scusate, abbiate pazienza. Ok, ogni tanto c'è qualche problemino nella direzionalità con le fasi di guida di questo. Oh, mi scusi. Beh, anche voi, che cos'è? Questa è una strada, magari sarà pedonale, piano. Civile ucciso addirittura. Sono dettagli, ce ne stanno tanti di civili. Allo. Dai, mamma mia. Vabbè, quella la troverà parcheggiata un po' più giù la macchina. Guarda. Occhio, occhio. Diciamo che il sistema di guida è un po'. Non è facilissimo. Non so se si può sbloccare qualcosina. Che. Oh. Spero che comunque escano dei driver nuovi. Non so a questo punto a quanto staranno, perché io li sto registrando tutti di seguito questi video.
ci sto infognando abbastanza, però dovrebbero uscire dei driver per ottimizzare il gioco, soprattutto con le schede videoati, visto che la Ubisoft ha fatto la furba per cercare di appesantire il gioco, visto che aveva una partnership, una partnership con... Cazzo sto andando? Un momento, va bene anche qui. Con la Nvidia, anche se in realtà c'è qualche problema anche con alcune schede Nvidia, però con le ATI molto di più, appunto perché per far fare bella figura Nvidia ha fatto dei danni, cioè, diciamo che ha appesantito un po' il gioco, quindi dovrebbero migliorare soprattutto gli FPS, quindi si spera che quando esca la patch il gioco vada un po' più fluido. Comunque, niente pizza stasera, va bene. Mangeremo altro. Ma dov'è? Non è facile lavorare con Jordi, ma è un vero genio. In un'altra situazione, forse gli darei la caccia. O viceversa. Ma se dice che abbiamo un problema, devo prenderlo come un enorme eufemismo. Non devono identificarmi. O andrà tutto quanto a puttane. Ok. Come faccio? Cioè, c'è una scalinata da qualche parte? Già che ci siamo, non so se abbiamo hackerato qualcuno per poter ciullare un po' di moneta. Vediamo. Sì, 920 dollari, ok. Ma possiamo salire da qui? Assolutamente no. Ci arrampichiamo? Ok. Gliela fai? Ok, dai, abbastanza agile. Ciao. Jordi, chi sono quelli? Beh, vivono qui. Cos'è successo? Vedi, la sicurezza in questi edifici è tosta, quindi quelli come loro qui si sentono al sicuro. Prendi questi, avevano un catenaccio da niente alla porta. Vorranno vedere la faccia del ragazzo delle pizze prima di aprirgli. Va bene, ho capito, chiaro. Tornando al problema. Per questo ho portato la tronchese. Lui apre una fessura, io vedo la catenella, infilo questa in mezzo e tac, indovinate, non è il ragazzo delle pizze. Jordi, il problema, pensiamo a quello. Ci stiamo pensando. Ho in mente un mucchio di soluzioni, Pierce. Tu non apprezzi quello che faccio per te. Non hai capito quanto ci tengo a te, vero? Finito? Già. Fammi un favore, sistemiamo la faccenda. Quanto tempo abbiamo? Meno di quel che serve. Ah, te lo ricordi quel duro allo stadio? Ha smesso di fare il duro. La polizia l'ha sbattuto nella prigione di Chicago. Oh, e sta per essere interrogato e punterà il dito dritto contro di te. Com'è successo? D'accordo, è colpa mia. Vieni a vedere. Vedi laggiù? C'è stata una chiamata stamattina. C'è chi paga una bella somma per far parlare quel pagliaccio. E uno di quei tizi si occupa della faccenda. Direi che io e lui dobbiamo fare quattro chiacchiere. Sì, ma stavolta niente scherzo della pistola scarica. Il povero Maurice si è pisciato sotto l'ultima volta. Ognuno ha i suoi metodi. Sai come si usa? Tu porta il culo laggiù, io ti copro. E stavolta vedi di non uccidere il capo. Guarda che ti serve. Davvero? Ok, però oltre al cecchinazzo avevo visto anche una pistola qui dentro. C'è anche un audio diario. Ospiti si lamentano in balcone e rischia di venirmi un'emicrania. E a quel punto, Pierce, non ti servo a niente. E secondo te io non voglio fare in fretta? Ma che ne so io? Non sei molto empatico, eh? Non eccessivamente. Parlami del contratto per Fixer. Cos'è che cercano? Te. Qualcuno vuole a tutti i costi il giustiziere. Fingeranno il trasporto di un prigioniero per far uscire l'unico che può identificarti. Non hanno mai messo insieme così tanta gente. Sanno che proverò a fermarli. Senti,
Il testimone mi ha visto in faccia. Se i Fixer lo prendono, se scoprono il mio nome, andranno dalla mia famiglia. Ah, ci risiamo. Sei troppo sentimentale, Pierce. È una debolezza. Un giorno qualcuno la userà contro di te. Ti coprirò come posso. Ma non ho occhi ovunque. Iniziamo. Dai. Allora. Vediamo di non farci beccare, di fare una cosa relativamente stealth. Di solito va a finire male, quindi... Componente chimico, ce lo prendiamo. Attento, uno ha trovato il coraggio. Ora c'è un cecchinazzo là sotto. Farti fregare da quello. Sto provando, un momento. Ci hai vai. Provato, ma ti vedo. Stai calmo. Ah, il cecchinazzo era il mio, ok. Merda. Ah! Merda, lo conosco quello. Quello chi? Non ricordo mai il nome, quello con le orecchie grandi, Dooley, Dawson. È un tuo amico? Io non ho amici. Duncan, forse inizia per me. Ma lo conosci davvero oppure? Forse no. Lo faccio fuori. Vai, vai, vai. Douglas! Eh? Si chiamava così, Douglas. Peccato. Troppo tardi. Gli hai sparato? Non mi ricordavo il nome. Merda, era simpatico. Sapeva un sacco di barzellette. Merda. Credi che potresti divertirti un po' meno? Salve. Il lavoro che ami e non dovrai lavorare un solo giorno in vita tua. Ok, adesso credo ci avranno sentito. No? La telecamera che magari ci segniamo qualcuno se lo individuiamo da qui, no? Ok, non c'è più nessuno in teoria, cioè ci dovrebbe essere qualcuno là sotto, ma visto che noi dobbiamo andare qui, famoci i cazzi nostri. Detto che il capo è in quell'ufficio. Allora devo seguire il capo, presumibilmente. Devo usare il profile per trovare e hackerare i nodi del CTOS. Allora. Seguiamolo. Eccolo là. Perfetto. Pensa che corsa felpata proprio. Tutto tuo. Aspetta, aspetta. Fermo. Chi gestisce la cosa in prigione? Cosa? Non sappiamo di che parli. Lance Brenner. La famiglia? Che fai? Ti ho chiesto della tua famiglia. Pare proprio che tu stia vivendo due vite parallele. Padre di famiglia. I tuoi figli presto andranno al college. Sono belle spese. Fottiti. E poi c'è la tua seconda vita. Conti fantasma stracolmi di soldi. Ehi. Lo sai che il tuo nome è legato a un sacco di casi irrisolti? Scommetto che la polizia non vede l'ora di incontrarti. Ok, aspetta. Vuoi una fetta della torta? Si può fare. Mi fai perdere tempo. Ok, ok! Cazzo. Per la prigione. È Angelo Tucci. Ora guida un convoglio, ma è tardi. Non lo troverai mai. E se non volessi lui? Ce l'avrà pure una famiglia. Perché vuoi la sua famiglia?
Che cazzo di problema hai? Da dove vuoi che cominci? Uccidi tutti i fixer o scappa. Sveglia, tanto prendiamoci questo. In fretta? E Kinderhook? Merda. Non lo prende? No, non mi dire che non prendi la K. Dai che è qui. Che cos'è? Vabbè. Ecco, lo vedo. Ce l'ho fatta pure becca però, una cosa più stealth, magari. Che cerchiamo di fare qualcosa più cazzuta. Jeppa. Dietro, corri. Corri però, cazzo. Ci risparmiamo le munizioni. Invece di sparare random. Devi sempre complicarti la vita. Barchetta parcheggiata. Sai come? So che devi darti una mossa. Qui finisco io. Il bersaglio sta scappando. Dai. Aia. Problema con l'elicottero. Aia. Siamo sul posto. Questo non ci mollerà facilmente. Non si vede neanche una sega con sto. Scusi, potrebbe spegnere un attimo il faro? Che cos'è? Ci servono tutti i rinforzi. Sta ceppa ti serve. Allora, questo non lo semineremo certo così. Ok, neanche arenandoci però. Magari facendo un parcheggio sportivo. Attenzione. Proviamo. È a piedi. È la nostra chance. Vaffanculo a te la chance. Occhio. Aia. Aie. Possiamo fare qualcosa di più acrobatico? Evitare i colpi? No, bene. Scusate. Eccoci. Ok, questa barca almeno è coperta. Forse abbiamo un po' più di autonomia. Signorina è sua nel caso abbia. E la riporto quasi nuova. Non tu vorrei. Allora, vediamo un attimo. In teoria spero che non ci becchi sto tipo. Siamo qui per aiutare. Aiuta sta cerca, okay. Devo trovare un modo per sviare l'elicottero. Tipo infrascandoci. Il problema è che non vedo se c'è roccia. Roccia. Sì, c'è roccia. Dove posso sbarcare? Siamo qui per aiutarvi. Che perché sulla strada quelli continuano a pressare? Ma tra gli oggetti che c'ho? Funzionava questo? No, eh. Arriviamo in aiuto. Vaffanculo. Ok, ci faremo milioni di chilometri, presumo. Dove siamo, tanto per sapere? Stiamo uscendo dalla mappa. Dobbiamo tornare in città. Il problema sarebbero anche le macchine poi della che ci inseguono, quindi. Tranquilli, siamo qui. Momento, scusate. Non fuori strada. È scappato.
Sti cazzi, guarda qua quanti ce ne stanno. Oh, piano, piano. Piano. Un'auto, un'auto. Magari questa. Ok, adesso forse riusciamo a liberarci meglio dell'elicottero. Eccoci. Forse. Tra i palazzi magari avranno più problemi che noi, forse. Là. Scusi, non è per sfiducia, ma la sua auto è più sportiveggiante. Salve. Della mia. Posso? Non tu ore. Oh, almeno con questa siamo un po' più veloci. Un po' più veloci. Piano. Piano. Scusate. Ma qui magari l'elicottero ha qualche difficoltà in più. Ma anche no. Che cos'è? Piano. Cercate lassù. Portaci su. Deve essere vicino, cercate. Guardate, e che cos'è? Abbiamo leggerissimi problemi di guida. Scusi. Già la puttana di Eva. E che cos'è? Cazzo, stiamo andando qua. Vabbè, fammo che ce ne andiamo. Forza, indietro. Cerchiamo ancora. Scusi, buon uomo, sto a creare panico qua, levati. Vado sul bastardo. Pedoni. Scusi. Sulla fiancata. Su sto cazzo. Momento, momento. Ho qualcosa di bugato. Oh. Pelà. Pelà. Colpitelo. Scusa. Scusate. Scusi. Scusi. Adesso, attenzione, attenzione, scusate, abbiate fede, abbiate fede. Attenzione, panico, panico. Siamo qui per aiutarvi. Stacca. Insomma, qua ci andiamo ad immischiare. Bella. Addosso. Affanculo. Sempre a infrascare in mezzo a sti... E vaffanculo, va. Possiamo fare una cosa tecnico-tattica? Mettiamo il coso qua, vediamo che strada ci fa fare. Magari noi ci prendiamo qualche scorciatoio, almeno... Scusi. Sto cazzo. Morta la macchina, posso ha uscire in qualche mezzo. Modo? Prendetelo, buttatelo fuori strada, forza! Sai che, calcolando che mi sono rotto il cazzo... Mi vado a casa. Se volete vi offro una birra, ma mi sono rotti i coglioni. Posso stare qua a girare per anni. Cazzo, sta il mio appartamento? Non è qui. Che cazzo abito, scusate, qui? Posso dormire, per favore? Sono stanco. Hanno rotto i coglioni questi. Riposa? No, eh? Direi di no. Vabbè. Sì, con calma, ce la facciamo una camminata. Salve. Sì, lo so, forse ho creato un po' di panico con i vicini. Capiranno anche loro nella prossima riunione di condominio. Avranno forse qualcosa da ridire. Scusate, scusate. Vabbè. Ci serve aiuto. Ci serve sto cazzo.
Addosso! E addosso. Il bersaglio è a piedi. Posso prendere la metro, per favore? Me lo guida un altro, io non voglio sapere niente. Mi scusi, a che ora passa il treno, buon uomo? Grazie al sito giovane. La polizia è arrivata in un attimo. Sa quando... Chi è che lancia da lì? Devo fare il biglietto? No? Oh, che cazzo vi sparate, giovanotti? Non lo vedete che stiamo qui alla metropolitana? E dai, un po' di civiltà. E che cos'è? Arriverà sto treno? Non lo so, eh. Ci prendiamo una cochina nel frattempo? Ci dà una cochina, no? Ci dà una cochina. Vabbè, io aspetto la metro, vediamo. Arriverà. Attenzione, era dall'altro lato, dove è andata? E basta, guarda quello con la macchina sulla metro. E dai, non si fa così. Che fa? Si nasconde pure. Ma buon uomo, famo così, va. Cacciate la metro. Buttatelo fuori strada. Ma che buttatelo fuori strada? Ma fa fa. Attenzione, ci inseguono anche sulla metro. Mamma mia. Gentile. Dove va? Dove va? Porca di quella troia. E che famo? Andiamo a nuoto, dai. Che cos'è? Maledizione. Quanto cazzo ci vuole per seminare sti tipi, scusate? Ci sarà un modo per seminarli? Dov'è quello che vende le armi? Cazzo sta? È lui? Scusi, Buon uomo, è lei che vende armi? Chi è? Salve, senta, ce l'ha un lanciarazzi, tipo? Bisogno di aiuto? Sì, allora, mi serve un lanciagranate. Questo costa un po' troppo per le mie tasche. Prendo questo da 4.000. Ok, grazie. Alla prossima. Ci vediamo. Don't worry, tornerò. Dov'è? Liscio. Oppela. Oh, meno male. Cos'è? Ah, però, figata l'esplosione. Bene. Ok, ragazzi, allora dopo questa missione di mille ore, io direi che ci possiamo salutare qui. Ci vediamo con il prossimo appuntamento di Watch Dogs. Ehi. Non dica. Mi hai più chiamata. Hai trovato il tipo che cercavi? Sì, ero un attimo impegnato, però. È una brutta storia. Devo trovare un'altra persona. Stavolta so il nome. Elena Tucci. Ma ha a che fare con uno che cerco. Vive a Chicago? Sì, devo trovarla subito. Eccola. Wow, ha un'impronta digitale niente male. In un post di stamattina ha scritto di una riunione per oggi fuori dalla Willis Tower. Bene, ti chiamo da lì. Forse mi servi. Che ogni tanto cambiamo veicolo in modo tale da sbloccarci. Comunque ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Come sempre mettete un bel mi piace, commentate, se potete condividete i video. Ci vediamo con il prossimo episodio di Watch Dogs. E un saluto a tutti da quel tale Ale.